Ciao a tutti, con questo video vi presento Fabri Ink, il colore sul tessuto. Vediamo cosa c'è nella scatola, questa spugna, poi abbiamo il rotolo di vinile che ci serve per fare il disegno e che poi verrà ritagliato e sarà come una specie di stencil. Poi ci sarà questo uncinetto, io lo chiamo così, che serve più che altro per rimuovere o comunque prendere piccoli pezzi quando non si riesce col vinile. Poi c'è questa spugnetta, che io uso questa per colorare. Questo Idea Book è un fascicoletto dove mi dà qualche idea di come mettere i disegni e quali disegni. Poi abbiamo questo piattino che ci serve per mettere questo colore. Questo è ovviamente nero, ma si possono comprare altri colori. Poi abbiamo il CD, dove insegna a fare questo kit. E poi abbiamo questa card che ci serve per andare nel sito di Silhouette, inserire questo codice e scaricarsi gratuitamente alcuni disegni. Bene, questo era quello che era nella scatola. Ora ci spostiamo nel software perché vi faccio vedere come importare il disegno e mandarlo alla Silhouette. Ecco qua, questa è la nostra area lavoro. Ora andiamo in biblioteca, ci scegliamo un disegno, io ho scelto il cuore, questo. Faccio doppio clic e automaticamente me lo inserisce nella nostra area lavoro. Fatto questo, lo posiziono. Poi vi faccio vedere se volete mettere la pagina in formato A4, però potete comunque lasciarlo anche come sta, perché a noi ci interessa solo ritagliare il disegno. Vedete questo. Fatto questo, andiamo a settare il taglio della Silhouette. Mi raccomando, dobbiamo cercare vinile, perché quello che noi tagliamo oggi è il vinile. Ci clicchiamo e di conseguenza automaticamente ci setta, vedete, spessore, questa è la lama, e velocità. Fatto questo, vedete, dopo poi vi faccio vedere come settare la lama. Se diamo il comando taglia, manda direttamente alla Silhouette. Io non l'ho collegata e qui mi dice che non c'è, non la vede. Però ora vi faccio vedere prima di tutto anche come settare la lama. Ecco qui, vedete, questa è la lama, vedete, questo è il numero 2 come era scritto nel software. Se non è il numero 2 basta metterlo in questa guida qui, spostare e mettere in corrispondenza il numero 2. La rimettiamo nella nostra Silhouette, nell'apposito spazio, chiudiamo, blocchiamo la lama e ora spostiamo la guida. Io l'ho già fatto. Per spostare devi tirare giù questa levetta, si sposta, si mette nelle tacche, si riblocca. Fatto questo, vedete, la lama è bloccata, prendiamo il vinile, la inseriamo nella Silhouette facendo attenzione che sia ben teso, e per trascinarlo un po' dentro ci aiutiamo col tasto Enter. Vedete, e adesso diamo il comando taglia e la macchina inizia a tagliare, vedete, e mi sta facendo il disegno. Ecco, mentre la macchina taglia, colgo l'occasione di salutare Simone del sito www.creativamenteplotter.com, che è un ragazzo simpaticissimo, e andate sul suo sito che ne trovate tante cose belle, ma veramente belle. Vedete, la macchina continua a tagliare. Quasi finito. Ecco qua, col tasto Enter mi aiuto e
faccio uscire il vinile, vedete? Ecco, questo è il cuoricino che mi ha ritagliato. Ora vediamo come inserirlo. Ecco, vedete, questo è l'adesivo trasparente. Bene, messo questo, vediamo, io mi sono tagliato il pezzettino che mi serve di tutte e due. Con l'uncinetto cerco di tirare su il pezzo che non mi serve, che devo togliere, piano piano, senza rovinare il disegno sotto. Ecco, una volta fatto questo, vedete, questo lo mettiamo da parte perché mi può servire per un'altra cosa. Ecco, ora prendo il trasparente, gli tolgo la pellicola fuori, vedete, la sto togliendo, ecco fatto, e la vado a posizionare sopra al disegno cercando di farla aderire bene, vedete? Vedete, faccio proprio aderire. Ecco fatto, adesso tolgo la pellicola, quella bianca. Faccio attenzione a non rovinare il disegno. Togliamola piano. Ecco qua. Vedete? Ora prendo la maglia, ci posiziono sopra il mio disegno e anche qui la faccio aderire bene, perché altrimenti rischio di sporcare dove non devo disegnare. Tolgo la protezione sopra, piano, perché come ho detto non dobbiamo rovinare il disegno. Ecco fatto. Ora prendiamo il colore, il piattino, metto il colore. Io uso la spatolina che vado meglio, vedete? E incomincio a colorare. Non sto a badare tanto perché, come vedete, sotto ho l'altro pezzo di vinile che mi protegge e mi deve fare il contorno, vedete? Una volta colorato dobbiamo rimuovere il vinile rimasto, piano piano, cercando di non sporcare la maglia. Una volta che abbiamo rimosso questo, io prendo l'uncinetto che vi dicevo prima, quello che serve per togliere i pezzi che sono rimasti, vedete? Piano piano, facendo attenzione, mi raccomando, perché sennò rischiamo di sporcare. Una volta tolto, questo è il disegno. Io ho lasciato un attimo ad asciugare il colore e poi gli ho dato col ferro da stiro per fissarlo, vedete, lo fissiamo bene e questo è il disegno fatto. Io spero di essere stata abbastanza chiara. Se avete qualche dubbio o domanda, mandatemi un messaggio e questo è quanto. Al prossimo video, ciao.